semplice fatto che io, da amministratore pubblico, io pretendo che un'amministrazione pubblica del bene pubblico si occupi della salute dei propri cittadini. E se questo è procurato allarme, denunciatemi. Ma non mi fate i pipponi sullo schermo. Descrivimi un po' sta pianta. No, guarda, queste qua erano fuori, guarda come sono finite le foglie, tutte sono tumorali, foglie cambiate. E questo ha cambiato geneticamente, no? E praticamente ho mai visto una foglia della pianta biforcuta così. E questa qui anche, guarda. Ma tutte, Io trovo, vabbè, stasera la vostra arroganza e prepotenza ha superato qualsiasi limite. Il vostro comportamento che mi innervosisce parecchio, mi infastidisce parecchio, per il semplice fatto che è testato negli anni. Poi questo modo di muovervi, questo modo di rapportarvi con le minoranze, con quello che è la popolazione, l'abbiamo visto in Val di Susa, l'abbiamo visto per anni, questa vostra arroganza, questa vostra prepotenza nel decidere per gli altri qual è la cosa migliore, senza chiedere ai cittadini cosa diavolo vogliono. Per anni. E i risultati quali sono stati? Che la politica non ha saputo far politica. E i manganelli, i lacrimogeni sono arrivati dove i cittadini erano contrari. Questa è la vostra politica. Questa è inammissibile. È inammissibile che succeda anche a chi va su. Non siamo ancora all'uso della forza, ci mancherebbe. Ma qualcuno dei vostri banchi, qualcuno di voi lo sta già pensando. Sta già pensando che il Consiglio Comunale aperto potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema di ordine pubblico. Beh, è chiaro, voi imponete le vostre decisioni, non le discutete. Abbiamo visto una presentazione prima di come si arriva sul sito del comune di Chivasso. Abbiamo visto che con due clic arriviamo dove? Sulla pagliacciata messa in piedi da SMC, con l'appoggio di questa amministrazione. Questo mi duole, questo mi dà fastidio anche, perché arrivare a dire che tutta la documentazione era presente sul sito, se mai c'erano presenti sul sito delle slide sugli impianti. Ma qua il problema non sono gli impianti, perché voi siete furbi, voi pensate di fare i furbi. Qua il problema non è gli impianti, qua nessuno ha dei problemi sugli impianti. Il problema sono quel milione di metri cubi, che può diventare 800.000 metri cubi, ma il problema sono i rifiuti. Qua il problema non è se il West End è cosa buona, cosa giusta o cosa sbagliata. Qua è un problema che la popolazione, la cittadinanza e soprattutto il nostro territorio non può sopportare un chilogrammo in più di rifiuti. Noi nel 2008 la provincia disse che era l'ultimo ampliamento. Nel 2008 era l'ultimo. Come stasera abbiamo sentito che questo forse sarà l'ultimo. Un eterno ultimo. Un'indecente ultima volta che si protrae nel tempo in modo infinito, perché le discariche come sono gestite oggi sono gestite in questo modo, in modo infinito, in modo infimo, in modo sbagliato. E noi cosa facciamo da amministratori pubblici? Non ci impuntiamo dicendo non si gestiscono così le discariche, no. No, non andiamo a braccetto con chi fa business con le discariche. Noi andiamo a creargli l'alibi di ampliare ulteriormente le discariche. Perché quando Pipino dice 30 anni è poco, è vero, 30 anni è poco. Lo stesso Pipino mi diceva in capigruppo che 100 anni in Germania è la data del post-mortem, di gestione del post-mortem. E in Italia che facciamo? Nulla. In Italia facciamo nulla. Sembra che in questo consenso qua ci siano partiti che non sono il governo. Sono in eterna opposizione. Eppure noi facciamo qualsiasi tipo di ordine del giorno in questa sala. Noi andiamo a chiedere sensibilizzazione su qualsiasi tema sociale, politico, religioso. Ma quando dobbiamo parlare di salute, quando dobbiamo parlare di tutela del territorio, non stiamo facendo nulla. Io volevo un attimino richiamare l'attenzione a chi fa l'amministratore pubblico. E qui di fronte a me ne ho parecchi. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che siete anche degli uomini. Oltre che amministratori pubblici. E se avete un dato, un numero che possa dire mettere in pericolo la popolazione, non potete ignorarlo. Bisogna approfondire quel numero. Non si può basare il nostro ragionamento, la nostra scelta dicendo le discariche non fanno male perché ce lo dice lo studio A e B.
mentre lo studio C e D dicono che fanno male. Io da amministratore pubblico, è questo che chiedo anche a voi, dovete guardare questi numeri. Dovete guardare i numeri che sono negativi, sono quelli che vanno incontro alla salute dei cittadini, perché noi siamo chiamati a questo. Non siamo chiamati ad andare in braccetto con SMC o con qualunque altra società che ci porta del denaro fresco nelle casse. E adesso il fumo non lo vedi dal camino. Adesso funziona giorno e notte, sta roba. Prima funzionava solo di notte. Quella che si vede. Questa è preoccupazione per quello che non è stato ancora fatto in questa città. Perché noi abbiamo da 30 anni una discarica, abbiamo da altrettanto tempo una centrale a turbogas, adesso abbiamo una centrale a olio di palma che ci spara 6 litri di ammoniaca al giorno. E tutto questo cosa? E poi sento dire che le commissioni sono disponibili. Io mi ricordo ancora quando chiesi al mio presidente, il presidente della commissione ambiente, gli chiesi, per favore, questi sono tutti gli elenchi, tutte le criticità ambientali di Chivasso. Tu che sei presidente, indici una commissione, io sono minoranza. La risposta è stata, ve la ricordate, il presidente ce la ricorda di sicuro, la risposta è stata, non è il regolamento Marocco, non è nel regolamento, di conseguenza non possiamo aprire e indire una commissione. C'ho tutto scritto, fortunatamente c'ho tutto scritto, quindi quando volete guardarla. E quindi tutta questa apertura, finta apertura, dove chiediamo fideiussioni stratosferiche, chiediamo l'intervento dei cittadini per andare a controllare quello che succede. Noi abbiamo portato tre mozioni tra ordine del giorno per migliorare la raccolta differenziata qua a Chivasso. Ce l'avete bocciate. Abbiamo chiesto di capire qualcosa di più su SETA, su quello che stavano facendo gli amministratori. Ce l'avete bocciata. E adesso siete i salvatori della patria. Adesso venite a parlarci di un progetto che permette a Chivasso di mettere dei soldi in tasca, ma a spese sempre dei cittadini. Questo territorio non può più accettare un chilogrammo di rifiuti. Allora io non mi arrendo, noi non ci arrendiamo. Non ci arrendiamo perché in questo momento è chiaro che la vostra prepotenza. Noi abbiamo il 212% di richieste di esenzioni per ticket tumorali. Lo so, non vuol dire nulla per voi, per me vuol dire. Per me è un numero sul quale partire, è un numero sul quale fare dei ragionamenti se fossimo degli amministratori. Invece no. Però prima di sentire il primo cittadino che ha comunque la facoltà di parlare in qualsiasi momento con questo regolamento comunale, quindi può tranquillamente parlare per ore fino allo sfinimento nostro, io chiederei invece di sentire un attimino, di interrompere il Consiglio Comunale, di sentire i cittadini. Perché in questo momento è fondamentale per noi, per poter decidere veramente in modo sereno, sentire ancora, sentire almeno una volta, non ancora, almeno una volta i cittadini, sentire cosa ne pensano e magari quello che avranno da dire toccherà le vostre coscienze di amministratori di maggioranza, cortocircuitando giunta e sindaco. Io vorrei che i cittadini, parlando a questo consenso, siano diretti a voi maggioranza, bypassino giunta e sindaco e tocchino i vostri cuori, tocchino le vostre coscienze su quello che state per fare con questo ampliamento della discarica, perché, torno a dire, non voglio arrabbiarmi, noi qui non abbiamo un numero che possa tranquillizzarci, abbiamo soltanto dei numeri che possono solo preoccuparci in quanto amministratori. Ma guardando semplicemente che qua non c'è un'analisi del territorio, non c'è una valutazione di impatto sanitario. Qua non si sa assolutamente nulla di quello che succede alla popolazione. Abbiamo un registro tumori della regione Piemonte che è una proiezione dei tumori che ci sono a Torino. Ma sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che è una più grossa presa per il culo. Perché in questo momento noi abbiamo delle percentuali al bromuro che ci tranquillizzano, perché sono uguali a quelle di Torino. Ma non abbiamo nulla sul territorio, nulla su questo maledetto territorio distrutto da questa discarica, non abbiamo nulla che ci possa dire qualcosa in più come amministratori, e noi dobbiamo pretenderlo questo. Noi dobbiamo pretendere una valutazione di impatto sanitario, dobbiamo pretendere un'indagine epidemiologica, dobbiamo capire che questo territorio cosa ha, che cosa non va, e porci del rimedio.
non lasciare fare, lasciare andare, va tutto bene, non è successo niente, madama la marchesa. No, noi dobbiamo assolutamente intervenire come amministratori, perché dobbiamo capire cosa succede in questo territorio, non fare spallucce. Ho finito. Bene, consigliere Pipino, le ha parola.